Siamo qui con Paola Pecorari, la chef dell'antico Oliveto di Porto Potenza Picena, che per questa festività natalizia ci preparerà i vincis grassi alla maceratese. Buongiorno, sì, classico piatto natalizio nelle zone nostre. Andiamo con la procedura. Innanzitutto la pasta. Noi già l'abbiamo fatto, uova, farina di grano duro, acqua, sale, semplice pasta che si fa a mano. Abbiamo stesa, poi l'abbiamo lessata e abbiamo asciugato. E adesso prepariamo, abbiamo preparato il ragù con tutti i vari tipi di carne, iniziando dal manzo, un po' di maiale, costine e poi il classico, i pezzi di gallina che ci si mettono l'interiore, pomodoro, abbiamo fatto bollire 4-5 ore. Più o meno le dosi per la pasta? E un chilo di farina, 4 uova. Perfetto. Un pizzico di sale. Poi abbiamo fatto una besciamella con burro, latte e farina. Noce moscata, sale e pepe. Semplicissimo. Andiamo quindi a formare questi vincis grassi. Facciamo uno strato, abbiamo unto questa teglia e mettiamo un primo strato. Iniziamo. Qui si possono vedere tutti i vari pezzetti di carne mista. Più il sugo è misto, logicamente, e più la lasagna. Spagniamo un po' di ragù. Addirittura lo fate cuocere per 4-5 ore. 5 ore, sì. È il ragù di una volta. Infatti si sente il profumo. Si sente, confermo. Poi degli schizzi di besciamella abbastanza consistente. Qui si mettono dei fiocchetti. E qua e là. Parmigiano abbondante. Non guasta mai. Non guasta mai. E continuiamo a fare tutti i vari strati. La pasta, una volta che l'avete preparata, l'avete sbollentata, giusto? Con acqua e sale e poi messa su dei teli ad asciugare. Solitamente facciamo 5 strati per questo tipo di lasagna, di vincis grasso anzi. Cinque strati? 5 strati, sempre in questa maniera. Poi passeremo al forno per una mezz'ora, perché a 175 gradi. Questi sono belli gratinati sopra, devono venire. Da non dimenticarsi mai questo parmigiano che è il tocco finale. Va in forno a 175 gradi per mezz'ora. Sull'ultimo strato mettiamo la besciamella e il parmigiano. Parmigiano ancora. E questi sono piccolini, ci abbiamo quest'anno in giro di là. Ci si entra quasi dentro. Sono quelli che aprono il cuore, perché proprio vedi queste pentole immense. L'ultimo strato lo stendiamo un pochino. È fatto. E mettiamo in forno. Il forno già lo facciamo riscaldare, arrivare a temperatura e inforniamo. Faccio l'assistente. E adesso attendiamo mezz'oretta. Attendiamo una mezz'ora. Nel frattempo, mentre aspettiamo che i vincis grassi, stavo per dire lasagna, e me, si cuociano, ci spiega come si fa la besciamella. Besciamella. Allora, prendiamo 100 g di burro, 100 di farina e 1 litro di latte. Facciamo sciogliere il burro, aggiungiamo la farina, a parte facciamo bollire il latte. Poi mescoliamo tutto, facendo attenzione che non si raggrumi. Quando arriva a bollore, aggiungiamo sale e noce moscata. Assaggiamo e è pronta. Bella la semplicità con cui lo spiega, poi dopo io a casa sono un disastro, ma va bene.
Il nostro vincis grasso è pronto e lo tiriamo fuori. Prima di impiattarlo lo dobbiamo fare riposare un quarto d'ora. Il piatto è pronto? Il piatto è già pronto, abbiamo impiattato, abbiamo dato un tocco un po' diverso mettendo delle scaglie di grana intorno, grana o parmigiano reggiano. Lo serviremo con un vino rosso, un rosso Conero. Ora facciamo un brindisi, tanti auguri a tutti. Tanti auguri.